Esattamente 20 anni fa arrivava nelle sale statunitensi The Room, un film indipendente scritto, diretto, prodotto ed interpretato da lui, Tommy Wiseau, che non ironicamente è uno degli uomini più misteriosi al mondo. The Room ad oggi è considerato dagli americani un cult, ed ogni tanto il film torna anche nelle loro sale. È un cult, sì, ma lo è diventato per quanto brutto, trash, insensato, cringe e ridicolo, venendo considerato a tutti gli effetti il quarto potere della pupucacca. Scusate, non posso chiamarlo in altri modi nei primi 30 secondi del video. Oggi parleremo di questo film, che appunto, precisamente 20 anni fa, ha deliziato tantissime persone. E direi di partire proprio dall'inizio. Ci troviamo in Francia, o in Polonia, comunque in Europa, nel 1900 e... boh. In questo giorno proprio non specificato nasce una persona che cambierà la storia del cinema, Tommy Wiseau. Non si sa se questo sia effettivamente il suo nome, ma diamolo per vero. Da adesso tutte le informazioni che seguiranno e che avrete saranno prese da fonti sia affidabili ma comunque fonti terze. Fonti sicuramente molto vicine a Wiseau, ma da lui non è uscita nessuna informazione sulla sua vita. Dall'Europa negli anni 80 si trasferisce in America e porta con sé il suo accento davvero marcato proveniente dal Blasfekiswaswan... sicuro un accento non europeo. Una volta arrivato a Los Angeles, per alcuni anni lavora come venditore ambulante. In realtà però il suo sogno riguarda da sempre la recitazione. Infatti inizia diversi corsi dove conosce anche diverse persone. Tra queste nuove conoscenze, a San Francisco negli anni 90, c'è Greg Sestero, un altro aspirante attore palesemente molto più giovane di Tommy. I due inaspettatamente diventano buoni amici, arrivando a convivere a Los Angeles e sì, Tommy spinse un allora 19enne che conosceva da poco a venire a vivere con lui a trasferirsi a Los Angeles. E come potrete in qualche modo immaginare, comunque i due non è che avessero chissà che grande dote nella recitazione, venendo rifiutati da alcune produzioni e direttamente allontanati da altre. Passano gli anni e la vita lavorativa per i due non è delle migliori, anche se a dirla tutta non hanno problemi a livello economico, ma il loro sogno sembra destinato a morire. Un bel giorno però a Greg, dopo l'ennesimo rifiuto lavorativo, venne un'idea. Perché non realizzare un film da zero, dove loro ovviamente non possono venire scartati ai casting? Perché non lavorare un film originale, tanto le idee sembravano esserci? E l'amico Tommy, all'idea, si esaltò fin da subito. Ed è così. A fine anni 90, Tommy Wiseau inizia a lavorare alla sceneggiatura di The Room. L'idea è quella di non solo scriverlo, ma anche dirigerlo, produrlo e interpretare il protagonista, Johnny. Nel cast ovviamente anche Greg Sestero, che interpreterà il migliore amico di Johnny, ovvero Mark. Tommy non aveva le capacità per scrivere un film, tantomeno per dirigerlo e persino interpretarlo, come avrete capito. Ma lui non pensava assolutamente queste cose di sé. Dopo mesi e mesi di lavoro, la sceneggiatura di The Room è pronta. Il film presenta una storia molto tipica e semplice. Johnny, interpretato appunto da Tommy, è innamorato pazzo di Lisa e le chiede persino di sposarla. Ma quest'ultima, pur accettando la proposta, non è più innamorata di lui. E anzi, inizia a tradirlo con Mark, il migliore amico di Johnny, interpretato appunto da Greg. La situazione di base è più o meno questa, vedremo più avanti di entrare più nel dettaglio. Però adesso a Tommy restava una cosa da fare, e poteva farla tranquillamente, la cosa che a questo punto paradossalmente gli veniva più facile. Produrre il film. Essendo appunto un film indipendente, il progetto venne finanziato totalmente da Tommy, che tirò fuori ben 6 milioni di dollari dal nulla. Questo è uno dei più grandi misteri che si aggirano attorno a quest'uomo. I soldi. Soldi che tra l'altro vennero spesi per lo più nel modo sbagliato. Tommy infatti, non essendo realmente del settore, non capendone neanche tantissimo, per le riprese usò sia la pellicola, il 35 mm, che il digitale. Questo secondo lui avrebbe creato un effetto di profondità maggiore, invece rende il tutto ancora più sbagliato nelle inquadrature. E tra l'altro le macchine da presa, che solitamente vengono affittate per una durata specifica, lui le comprò. Solamente una macchina da presa al tempo arrivava a costare più di 100.000 dollari. Andando avanti, a casting fatti, per la cronaca tutti gli attori scelti non erano tanto meglio di Tommy e Greg, iniziano le riprese. I lavori durarono più di 3 mesi e per quasi tutte le persone coinvolte quei 3 mesi si avvicinarono abbastanza alla definizione di incubo. Tommy non è per nulla un buon regista e a dirla tutta non è nemmeno una buonissima persona. Sul set continue grida, ritardi, litigi, incomprensioni e prolungamenti delle riprese. Quel set, a detta degli attori comprimari, della crew e anche da Sestero stesso, era veramente terribile. Alcune scene venivano ripetute tantissime volte, per lo più perché Tommy non riusciva a rispettare il suo stesso copione e non riusciva a seguire le direttive dell'aiuto regia. Davvero un'esperienza traumatica per tutti. In fin dei conti anche Tommy, ma lui persisteva. Durante l'ultimo periodo di riprese avvenne sfortunatamente anche un forte litigio tra Wiseau e Sestero, che rimasero separati fino all'uscita del film.
Andiamo quindi avanti veloce all'uscita del film. Nonostante il litigio, Tommy invitò Greg alla premiere, che si sarebbe tenuta all'Ilman Sunset 5 Theater di Los Angeles. Lui, a quella premiere, si presenta. La sala si riempie tra membri del cast e della troupe, ma anche vera e propria gente interessata e attirata dalla diversa pubblicità. Tommy non sta nella pelle, non vede l'ora di far capire alla gente quanto lui sia sempre stato un genio e un talento naturale. Beh, la proiezione fu un disastro. Tutte le persone, comprese quelle che hanno lavorato al film, continuarono a ridere con scene teoricamente drammatiche, non ridendo con scene teoricamente comiche. Tommy durante la proiezione stette davvero male, piangendo in sala per il risultato. Ma dalla sua, fortunatamente, in quel momento aveva Greg, che decise di rompere il litigio e consolarlo. Ammise tutto quello che pensava riguardo il film, ma allo stesso tempo disse a Tommy che il lavoro svolto era importantissimo. La loro amicizia non aveva mai raggiunto picchi così alti. Tommy, ormai consapevole, anche se non si sa quanto, e accettate le diverse reazioni, a fine proiezione ringraziò tutti per la presenza e tutta la gente per il duro lavoro. The Room, nonostante tutto, fu comunque un enorme insuccesso al botteghino, arrivando a guadagnare quasi $2,000 a fronte dei 6 milioni di cui ho parlato prima. Tra l'altro Tommy decise di spendere ancora di più per tenere il film in sala per 2 settimane, nella speranza di venir candidato a qualche Oscar. E che ve lo dico a fa? Non ci furono candidature. Nel 2003 quindi The Room non era nulla se non un film fallimentare che falliva sotto ogni singolo punto di vista, ma con il tempo ha acquistato il successo che forse meritava davvero. Perché sembra che fare un film di questo calibro e di questa qualità sia realmente impossibile, nemmeno a volerlo. Come detto a inizio video, The Room è diventato veramente un cult, nonché per molti il peggior film della storia. In realtà c'è chi pensa che questo in qualche modo sia stato voluto, che Tommy Wiseau in realtà è un personaggio, che tutto era preparato fin dall'inizio, la qualità del film, qualsiasi cosa. Ma penso che sia solo una speculazione varia perché appunto all'inizio il film ha fallito, che senso avrebbe avuto spendere tutti quei soldi per fallire? Quindi tralasciamo questa cosa. Tommy ad oggi ovviamente ha ormai accettato tutto e anzi, cavalca ancora l'onda di questo successo con convinzione, perché effettivamente nessuno se non lui avrebbe potuto fare The Room in questo modo. Dal 2003 arrivarono diverse interviste, altre proiezioni in sala sicuramente più redditizie, ma anche documentari, libri, come per esempio quello scritto proprio da Greg Sestero, The Disaster Artist. Da questo libro nacque poi un film omonimo nel 2017, prodotto e distribuito dalla A24 con James e Dave Franco ad interpretare i protagonisti e i migliori amici Tommy e Greg. Il film, come il libro originale, ripercorre la loro amicizia e si sofferma sul periodo di riprese di The Room, con anche il momento della prima proiezione. Il film The Disaster Artist, anche grazie alla bravura di James Franco nella recitazione, mette sotto una luce diversa Tommy Wiseau, facendo empatizzare notevolmente con lui, soprattutto nelle ultime battute. Io vi consiglio di dare un'occhiata sia a The Room che a The Disaster Artist, che oltre ad avere un cast interessantissimo è veramente divertente e coinvolgente. Quindi sul fronte cinema, per quanto riguarda The Room, abbiamo appunto il film originale e The Disaster Artist con James Franco. Ma non tutti sanno che quest'anno, a 20 anni dall'uscita del film originale, arriverà nelle sale il remake di The Room. Non si sa ancora la data d'uscita ufficiale del film, ovviamente arriverà solo in America, almeno credo, come il film originale, perché The Room in Italia non è mai arrivato. Nonostante tutto, sarà un film serio, non si prenderà gioco del prodotto originale e di Tommy Wiseau, anche perché è stato realizzato per raccogliere fondi per la beneficenza contro l'AIDS. Colui che ha spiegato la natura di questo film, dicendo che non sarà qualcosa di parodistico, è lo stesso che interpreterà il ruolo principale, quello di Johnny. E signori, stiamo parlando di Bob Odenkirk, Saul Goodman. Non so voi, ma sinceramente io sono curiosissimo di concludere questa mia immaginaria trilogia con questo remake di The Room. Ma adesso direi di guardare assieme il film originale, proprio come abbiamo fatto con il film di Super Mario del 1993, vi lascio il video qui nelle schede, perché se non l'avete mai visto ce ne saranno assolutamente delle belle. Il film inizia con 2 minuti interi di scene di San Francisco con sotto questa canzone e il nome di Tommy Wiseau che compare per ben 6 volte, ovviamente. Hi babe, I have something for you. Johnny fa un regalo alla sua Lisa. Wow, you look so sexy, Lisa. Entra in scena anche Danny, un ragazzino adolescente di quasi 30 anni. Anything for my princess. Bene, questa risatina è la vera protagonista del film. Comunque non si capisce esattamente il rapporto che Danny ha con questa coppia, perché... I just like to watch you guys. Ah, arriva la scena romantica che dura
3 minuti interi. Una scena infinita con una canzone e la risatina. E Johnny che sbaglia mira. Cambio scena. Ci viene presentata la madre di Lisa, che è uno dei personaggi letteralmente più inutili. Comunque, è con lei che Lisa si confida. Non ama più Johnny. Ma la madre non sembra essere d'accordo. Well, he's a wonderful person. And he's getting a promotion very soon. Lo devi per forza sposare, Fiola. Hello? Ecco Greg, il nostro Mark. Lisa lo invita a casa per parlare. Per qualche secondo Mark decide di non parlare perché Johnny's my best friend. E lo ripete un casino di volte. Ma non si resiste al fascino di Lisa, soprattutto grazie alla sua espressività. Quindi, i due iniziano a parlare un po' più forte sulle scale. E parlano. Parlano per 2 minuti e mezzo. Ma poi ancora una volta Mark ci tiene a farci sapere che Johnny's my best friend. Hi. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi Johnny, I didn't know it was you. How much is it? It'll be $18. Here you go, keep the change. Questo film ha la capacità di sembrare uno di quei CD che vengono portati in classe dai professori, dalle professoresse di inglese per imparare qualcosa. Riescono a scandire ogni singola parola in modo robotico. La scena viene davvero costruita come se nel bicchiere di Johnny ci fosse stato messo qualcosa da Lisa, e invece no. Cosa? Aspettavate qualcos'altro? I due sono ubriachi fradici, il bicchiere si rompe e siccome Lisa non ama più Johnny, per par condicio decide di parlare un po' anche con lui. 2 minuti di discussione. Altri 2 minuti. Torna in scena la mamma, che ci rivela che ha un cancro. Look, don't worry about it. Everything will be fine. Dettaglio molto importante sia per Lisa che per la storia, tanto che non tornerà mai più. Rimaniamo nella stanza della casa, ricordiamo, di Johnny e Lisa, in cui entrano questi due personaggi mai visti prima, che hanno qualcosa da dire, con il cioccolato. Ma cosa sono queste facce? Vengono scoperti e basta. Tutto ok, sia per Lisa che per la madre. Non è assolutamente un problema. Si cambia un po' location. Siamo sul terrazzino della casa. Il terrazzino che è diventato cult, con un green screen fatto davvero, davvero male. Troviamo Danny che sta giocando da solo e un tizio a caso esce. Un tizio che minaccia Danny perché vuole i soldi della droga. Eroici Tommy e Mark che si vedono per la prima volta assieme salvano il ragazzo e, tempo davvero 2 frame, sono tutti teletrasportati sul terrazzino. Tutti. E subito dopo veniamo a conoscenza del passato da tossicodipendente di Danny. Ricordiamo, un ragazzino. La sera Lisa persiste con Mark che le dice di non chiamarlo mai più. Si torna sul terrazzino con il green shit che fa da sfondo e parte la scena. Did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Anche questa cosa della violenza ovviamente non tornerà mai più. Lisa decide di confidarsi anche con l'amica del cioccolato e primo litigio di Johnny e Lisa sullo schermo. You are tearing me apart, Lisa! Ma Johnny fa la furbata. Un registratore nascosto nella stanza. Ma facciamola breve. Un amico di Johnny e Mark scopre l'inghippo tra Lisa e il biondino e viene minacciato proprio da Mark. Ma poi subito dopo come se nulla fosse si trovano tutti vestiti bene a giocare a football per strada. Oh, e Mark adesso è senza barba. E ora che ha qualcosa di diverso, Lisa vuole provare ad argomentare di nuovo con lui che, dopo averci informato della sua inaspettata amicizia con Johnny, chi l'avrebbe mai detto? Oh, come on, Johnny's my best friend. Accetta l'argomentazione. Ma passiamo velocemente al compleanno di Johnny. Anche qui a quanto pare i due hanno qualcosa da dire. Ma un altro amico interrompe il tentativo di interloquire e la voce si sparge. Ma tanto c'è il registratore. E poi, proprio lì, nella stanza, in mezzo a tutti gli invitati durante la festa, discussione a 3 tra Lisa, Mark e Johnny. Una vera discussione stavolta, non fraintendete, un litigio. La festa è finita. Johnny ha un po' di risentimento contro Mark e Lisa, ma non sa ancora nulla. Ma appunto, come ho detto prima, c'è il registratore. Johnny scopre tutto, manda via Lisa e fa notare allo spettatore quanto in realtà lui sia arrabbiato in questo momento. Oh, sembra che abbiano campionato lo stesso identico effetto sonoro per la rottura di un vetro e lo usino ovunque.
Probabilmente non si sentiva in cuffia. E fa il gesto malsano. E lo fa in slow motion con 24 fps e nemmeno. Is he dead? Beh, figlia mia, ti ha ritinteggiato le lenzuola del parquet, è morto sì. You'll never have me. Kill them. Ah, che schifo! In realtà è tutta colpa di Lisa. Era lei a fare dei monologhi, non c'entrava nulla, Mark. Wake up, Johnny, please! Please, it's not right! It's not right! Denny, he's in a better place! Ed è così che finisce il film del 2003, diretto, scritto, interpretato e altre cose da Tommy Wiseau. Ragazzi, prima di salutarci voglio chiedervi alcune cose. Fatemi sapere con un commento qui sotto se conoscevate già la storia di Tommy Wiseau e di The Room, se avevate già visto il film, se conoscevate il film tramite The Disaster Artist, se andrete a vedere il nuovo The Room con Bob Odenkirk. E se possibile vi chiedo anche un feedback per questo video, se vi ha divertito il riassunto, se vi è piaciuta la storia raccontata a inizio video. Fatemi sapere tutto con un commento, perché i commenti sono davvero utili, soprattutto per questi video con un lavoro dietro che non potete immaginare. E sto parlando anche dei video su Super Mario del 93, il video sul Wilhelm Scream uscito il 16 maggio e il prossimo video che arriverà a luglio, non vi svelo ancora il tema, ma il colore giallo potrebbe centrarci qualcosa. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social e il link di Pumpling con il codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta. Vi ringrazio ovviamente per essere rimasti fino alla fine e io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude.